Live Social. Bentornati popolo di Live Social, siamo sempre qui sulla frequenza di Radio Lombardia e questa sera proseguiamo la nostra carrellata di interviste dando il benvenuto, nonché appunto la buonasera, al titolare di Gas Studio SRL, André Straia. Buonasera. Buonasera. Allora, anzitutto architetto Straia, ci puoi dare qualche accenno veloce su questa realtà, sul Gas Studio? Sì, Gas Studio è una realtà abbastanza originale, perché nasce da un immigrante che arriva in Italia senza alcuna conoscenza, che decide di aprire uno studio di architettura in un paese che ne ha fin troppo di studi di architettura. Sì. E dunque è stato un viaggio abbastanza movimentato, mettiamola così. Però Ce l'abbiamo fatta. Sì. Dai, bene, molto bene. Ecco, quindi da quanto racconti il vostro è proprio uno studio internazionale, ma com'è che si riflette nei vostri progetti esattamente? Beh, si riflette in due realtà. La prima è che abbiamo uffici a Milano, a Roma e anche a San Francisco in California. Si riflette anche attraverso il lavoro che facciamo con molte realtà multinazionali e si riflette finalmente nella cultura professionale che io ho accumulato negli anni. Sono nato in Europa, immigrato in Canada, educato negli Stati Uniti, trasferito in Francia e da 24 anni in Italia, dunque penso che un profumo internazionale ce l'ho. Direi assolutamente, molto bene. Ma tu comunque sei nativo proprio, sei in francese o americano? No, è complicato, io sono nato in Romania, a 4 anni siamo riusciti a fuggire dalla Romania, immigrati in Canada, a Montreal. Ah, ok. E poi da lì 10 anni dopo, per motivi politici e di disturbi in Quebec, non so se sei al corrente della separazione. Avevo sentito qualcosa, sì, la separazione delle due, sì. Siamo di nuovo, ci siamo spostati nel Texas, che è stato un cambio culturale abbastanza forte, dove ho finito i miei studi e poi sono andato in California, dove ho vissuto diversi anni a San Francisco. E da lì mi è venuto il richiamo della vecchia Europa e ho provato a fare un esperimento. Sono venuto in Italia per un anno e a quel punto mi è stato offerto un lavoro a Parigi. Ho lavorato 5 anni a Parigi e poi sono ritornato in Italia per amore. Ah, bene, molto bene, molto bene. Ecco, adesso ritornando al tuo studio, Andrea, esattamente ha un core business? No, il nostro studio, sia per scelta che per casualità, ha sviluppato tutta una serie di tipologie diverse. Abbiamo iniziato nel campo degli interni per le multinazionali, lavorando con gente come Bull, che è la società francese di informatica, J. Walter Thompson, grande società di pubblicità, PricewaterhouseCoopers, Sole 24 Ore, Autodesk, eccetera, eccetera. Direi. E lungo il viaggio ci sono capitate delle opportunità di entrare nel mondo del retail e dunque lì abbiamo iniziato a lavorare con Tiffany, poi abbiamo lavorato con Burberry, da lì siamo entrati in un mondo di cui io non posso parlare molto, ma mettiamola così, alta tecnologia e negozi nel mondo, potete indovinare da soli. Poi stiamo lavorando con altri gruppi internazionali, abbiamo fatto 6.000 metri quadri di duty free nell'aeroporto di Fiumicino, dunque un sacco di lavoro nel mondo retail. Siamo stati invitati anche a dei concorsi per ristrutturazione di immobili ad uso terziario, cioè uffici, e anche lì ne abbiamo vinti parecchi e ce ne sono diversi esempi in giro per Milano. Via della Chiusa è un esempio, la sede di AXA, Gaio Lenti è un altro, un edificio con delle facciate di bambù nell'ovest di Milano è un terzo, ne abbiamo un bel po'. Poi siamo entrati nel mondo residenziale, siamo anche entrati nel mondo delle case per studenti, addirittura abbiamo fatto anche logistica. Ammazza, come se non bastasse insomma. Come però non bastasse. Meraviglioso, meraviglioso, andrei molto bene. Quindi in tutto ciò che ci hai descritto c'è però un settore più dinamico in questo momento del mercato? Beh, in questo momento non credo che sia un segreto per nessuno che il residenziale funziona molto bene. E anche c'è un buon mercato per le case per studenti, c'è una mancanza di infrastrutture da offrire ai studenti, soprattutto quelli internazionali che vengono in Italia in generale e in Milano in particolare, dunque sì, questi sono due settori molto attivi adesso. Oh, bene, bene, molto bene. Quindi Dulcis in fundo, un vostro progetto è stato, so che è stato selezionato per la Milano Green Week, esattamente di che cosa si tratta?
Forse che stiamo parlando del Bamboo Building, che è su Viale Certosa, è un immobile che ha una facciata in bamboo, che è un... Il Green Place, quello in sì, Green Certosa, Place, esatto, sì, sì. È vicino a Piazza Firenze più o meno. Esatto, là. Esatto. Ok, esatto. Ok. È un immobile che ha questa strana caratteristica di avere delle facciate di bambù, ma che alla fine, cioè, uno si può chiedere cosa c'entra il bambù con Milano. In realtà poco. Più o meno, infatti, più nel Giappone magari il bambù. Sì, d'accordo, ma è un materiale estremamente economico, estremamente ecosostenibile, e serve soprattutto per creare ombra sulle facciate, quelle che si che guardano a ovest o a sud. L'immobile ha un sistema BMS che gestisce automaticamente dei brisolei che si aprono e che si chiudono. È un LEED Gold, dunque non è la più alta categoria, ma quasi, che rimane platinum sopra quello. Dunque è un immobile che è stato concepito con delle idee ecologiche molto precise. Oh, bene, fantastico, molto bene Andrea. Io intanto riporto i tuoi contatti partendo dal numero di telefono, che è lo 0278622050. Abbiamo anche un indirizzo via Friuli 65 a Milano, info@gasstudio.it è l'indirizzo mail. La pagina Facebook invece è gas-o.i.l.finale, mentre Gas Architects è l'account Instagram, e il sito web, ultimo ma non ultimo, che è www.gasworkstudio.com. Andrea, io a questo punto ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e aver riportato la tua realtà. Vuoi salutare qualcuno in particolare o aggiungere qualcos'altro prima di lasciarci? No, vi ringrazio per l'opportunità, è sempre un piacere di comunicare un po' la nostra realtà. E se devo ringraziare qualcuno, tutto il gruppo che lavora con me. Oh, fantastico, noi ti auguriamo una buona serata. Grazie ancora Andrea. Grazie a te. E noi bella gente torneremo ovviamente tra pochissimo, perché abbiamo ancora tantissime storie da raccontare. Ci fermeremo solo per un piccolissimo e rapidissimo break, ma state con noi perché torneremo con altre storie da non perdere assolutamente, sempre qui su Radio Lombardia. Live, social.